l'angolo giusti. Prossimo avversario del Napoli, l'Udinese di Davide Nicola, sì. L'analisi tattica, vai Natale. Ne parliamo subito allora. L'Udinese del tecnico appunto Davide Nicola è in questo momento al 15° posto nella classifica di Serie A con 25 punti che sono frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e ben 13 sconfitte. Lo score dei friulani parla di 22 gol fatti e 36 subiti. Con i 22 gol segnati si tratta del 17° attacco del campionato alla pari del Bologna che ha gli stessi 22 gol appunto realizzati. Peggio dell'Udinese in quanto a gol segnati hanno fatto solo Frosinone e Chievo che hanno realizzato 20 reti, mentre con i 36 gol subiti si tratta della nona difesa del campionato di Serie A. Davide Nicola, dopo aver usato quasi sempre il 3-5-2 anche nell'ultima partita a Torino contro la Juve persa malamente per 4-1, questa volta a Napoli, complice anche la squalifica di Opoku e degli infortunati Samir e Neuting, dovrebbe cambiare modulo tattico e quindi scegliere un modulo 4-1-4-1 con i seguenti interpreti, con la formazione probabile che dovrebbe essere appunto questa: in porta Musso, linea difensiva a 4 da destra a sinistra composta da Strigger, Larsen, Nekong, De Maio e appunto Ziegler sulla sinistra. Poi davanti alla difesa come schermo a centrocampo avremo l'ex Benevento Sandro. Poi avremo un'altra linea di centrocampo di 4 uomini composta da destra verso sinistra dall'argentino Pussetto, Fofanà, Mandragora e poi De Bulle, e il riferimento avanzato sarà Kevin Lasagna. Andiamo come al solito a suddividere diciamo le due fasi di gioco di questa squadra, la fase di possesso palla e di non possesso palla. La fase di possesso palla della squadra di Davide Nicola non vede mai una costruzione dal basso effettuata in uscita dalla zona difensiva, si preferisce sempre di più un lungo rinvio molto spesso fatto dal portiere atto praticamente al recupero della palla grazie alla fisicità dei propri centrocampisti centrali e delle punte. Probabilmente questo atteggiamento viene richiesto anche per evitare appunto uscite poco pulite in zona bassa e di costruzione del gioco, con rischio di perdita del possesso palla di una controffensiva avversaria. La fase di diciamo sviluppo di gioco della squadra friulana si basa su due tipi di giocate. La prima è questa, cioè se la squadra avversaria non ricompone rapidamente lo scaglionamento difensivo, si punta all'attacco diretto dell'avversario mediante lanci lunghi in superamento di entrambe le linee di copertura avversarie, alla ricerca della punta Lasagna pronto al taglio o al passante tra i centrali difensivi. Se l'avversario invece riesce rapidamente a organizzare la fase difensiva, si cerca la punta Lasagna in appunto smarcamento preventivo verso i propri mediani per la giocata su un'ala o su un compagno vicino. Per quanto riguarda invece la fase di non possesso palla, quindi quella difensiva, in questo caso l'Udinese si diciamo dispone con un 4-4-1-1. In caso di difficoltà sul lato debole, il centrocampista laterale di competenza scende a svolgere temporaneamente il ruolo di terzino al fine di recuperare il possesso palla, permettendo quindi al reale terzino di stringersi al centro e creare maggiore densità in mezzo al campo. I giocatori presentano una marcatura a zona che permette, con un pressing alto e molto organizzato, anche molto fisico, di attaccare l'avversario e di recuperare molti palloni nella metà campo avversaria. I giocatori dell'Udinese effettuano anche delle ottime marcature preventive cercando di creare densità in mezzo al campo in modo da chiudere gli spazi agli attaccanti avversari e ripartire in contropiede, ed è molto probabilmente questo proprio lo scenario più plausibile che molto probabilmente appunto Nicola cercherà di attuare anche appunto domani sera al San Paolo alle ore 18 quando si svolgerà questa gara.